Si sono conclusi i lavori di restauro della chiesa di San Pietro Martire in piazzetta Ruggero Bonghi a Corso Umberto I. Un progetto di valorizzazione, riqualificazione e adeguamento funzionale del valore di 2 milioni di euro, realizzato nell'ambito del grande progetto UNESCO per il centro storico di Napoli. La chiesa a ridosso della Facoltà di Lettere dell'Università Federico II, che è ospitata nell'antico chiostro, fu fondata dagli Angioini nel 1294 ed ha subito nel corso del tempo diversi restauri. Possiamo restituire alla collettività una chiesa trecentesca come questa, tra l'altro situata in un punto strategico della città, vicino all'università, in un punto centralissimo, dove il grande progetto Centro Storico di Napoli segna un ulteriore passo in avanti, un ulteriore restauro completato e riguarda naturalmente, ecco, qui non solo la restituzione della navata e delle cappelle che vediamo, ma anche il conventino, anche il campanile, la facciata esterna che abbiamo terminato di realizzare già un anno fa e l'abbiamo già presentata alla città, un complesso lavoro di messa in sicurezza, oltre che di restauro e di valorizzazione. Gli ultimi interventi hanno riguardato diverse parti del complesso monumentale, dalla riqualificazione di alcuni locali di pertinenza al restauro delle preziose opere d'arte presenti nella chiesa, tra cui tavole, tele, marmi e manufatti in legno, ed anche il rifacimento della facciata esterna, del portale marmoreo, il consolidamento della copertura e del campanile. All'interno della chiesa è stata recuperata la tinteggiatura originaria della navata e delle cappelle. Nella cripta sottostante, accertata la presenza di acqua sorgente, sono state preservate le condizioni esistenti ed assicurata un'adeguata ventilazione contro l'umidità. Hanno completato l'intervento le opere impiantistiche. È ancora un avanzamento sul piano del recupero dei beni, come dire, del patrimonio storico-artistico, ma che diventano beni della collettività, vengono restituiti, valorizzati, riconsegnati ed è un bel momento. Naturalmente tutto ciò accade anche con le difficoltà delle lavorazioni in un momento complesso quale quello della pandemia e questo fa sì che anche le lavorazioni debbano procedere con maggiore attenzione, ma noi continuiamo ad andare avanti, quindi si ringrazia naturalmente, ecco, tutti gli enti che hanno collaborato a questa realizzazione e anche i nostri uffici del Comune e le imprese che stanno dimostrando un'attenzione in un momento molto complicato. La chiesa è di proprietà del Fondo Edifici Culto del Ministero dell'Interno ed è affidata in gestione alla comunità di Sant'Egidio per attività espositive, di accoglienza e di integrazione sociale.